A Chiaravalle, ieri donazione del sangue, linea Teresa Tino. Ennesima giornata di donazione qui all'Avis di Chiaravalle Centrale. E sono cambiate le normative per rispetto al problema del Covid che abbiamo, però le affluenze sono sempre abbastanza notevoli. Siamo con il Presidente, Antonio Cortese, che ci illustrerà quali sono le novità che adesso noi dobbiamo seguire, le direttive nuove che dobbiamo seguire. Allora, intanto sono delle novità importanti, perché mentre prima facevamo la chiamata tramite manifesto e la chiamata telefonica, così generica, adesso invece la facciamo per appuntamento. Chiamiamo il donatore, fissiamo l'appuntamento cercando di favorirlo nell'orario in cui è più comodo e vengono così, senza fare assembramenti, vengono, in sede, scaglionati. All'ingresso gli verrà misurata la temperatura e poi compileranno la documentazione standard, quindi la scheda d'accettazione. Successivamente faranno la visita e se è tutto a posto che il medico approva la donazione, andranno in sala prelievi per il salasso. Naturalmente, se tutto andrà bene, e andrà sicuramente bene perché grazie a Dio non abbiamo mai avuto problemi seri nella sede, dopo la donazione ci sarà il rinfresco, come avete potuto vedere, dove ognuno sceglie quello che vuole, dal caffè al cappuccino, succo di frutta, l'acqua minerale, le briochine, insomma, quello che vuole. E poi a volte, quando è possibile, daremo i nostri gadget. In questo caso stiamo donando ancora le borracce in alluminio per la lotta contro la plastica. Hanno gradito molto i donatori questo gadget, finché li esauriremo saranno distribuiti. Quindi facciamo un appello ai donatori in questa stagione di venire a donare il sangue, di prenotarsi prima, venire a donare il sangue perché è la stagione calda e come ogni estate da noi il problema sangue si acuisce. Perché arriva un sacco di gente. Speriamo anche quest'anno arrivi un bel po' di gente perché con questo problema del coronavirus gli arrivi sono limitati. Speriamo che la cosa si risolva e che la Regione Calabria si possa risollevare dopo questo crack, diciamo, e che anche i donatori continuino a venire e magari più di prima per incrementare appunto la raccolta di questo sangue. Ringraziamo Tele Ionio, ringraziamo principalmente i donatori. Naturalmente non posso fare a meno di ringraziare il mio staff, dico mio, così per capirci, perché sono sempre disponibili, vengono, sacrificano la domenica. E invito i giovani, se vogliono, venire a dare una mano, a far parte dell'Avis giovanile. Noi siamo qui disponibili. Apriamo il lunedì e il venerdì pomeriggio. Quando vogliono, noi siamo qui e li aspettiamo a braccia aperte e loro possibilmente a braccia tese.